Salve a tutti! Allora, è la quarta volta che mi si cancella questa intro, questa è l'ultima volta che la faccio, altrimenti vi ci metto lo schermo che scorre con le parole. Allora, eh, voglio farvi vedere come potete realizzare quei boccoli magnifici che avete visto in foto eh, con questi bigodini qua. Allora, eh, questi bigodini io li ho comprati in un negozio apposito dove vendono eh, cose per. Eh, makeup, capelli e cose così qua a Camushia quindi se li ho trovati a Camushia potete trovarli in qualsiasi altra parte del mondo mi è arrivato un messaggio lo leggo dopo allora um, questi qua sono quattro differenti misure allora ho comprato tre pacchi io per riuscire a fare tutti quanti i miei capelli mi avanza qualche bigodino quindi se avete un po' di capelli meno di me oppure non avete anche l'extension da arricciare penso che due pacchi vi bastino allora, ho comprato due pacchi con queste misure qua e un pacco con questa, queste due misure qua più grandi. Uh, l'immagine sulla, uh, fo sulla foto, l'immagine sul pacco è la stessa, quindi non so come si faccia a distinguere uh, le varie dimensioni dal pacco uh, allora ho pagato il primo pacco che comprai lo pagai 10 euro ma perché erano appena usciti e li trovai alla fiera dell'elettronica che uno dice che cacchio ci fanno i bigodini alla fiera dell'elettronica uh, mentre gli altri due pacchi appunto li ho trovati in questo negozio qua dove abito io a Camuscia e li ho pagati 5 euro l'uno eh, nella confezione oltre ai eh, bigodini avrete anche l'applicatore per eh, mettere questi bigodini e tanto vedrete nel video successivo come è fatto spero che questo video vi sia utile scusate se non mi faccio vedere ma eh, sono in condizione a dir poco pietose un bacione, ciao! vado ad iniziare la procedura montando per prima cosa... Eh l'uncino che poi ci dovrò infilare i bigodini, e con i capelli abbastanza bagnati, devono essere leggermente umidi. Vado a mettere dapprima la schiuma, io ho usato quella della Nivea, e dopo spruzzo un po' di lacca e vado ad inserire i bigodini. Procedo in questa maniera dividendo sciocca per sciocca per tutta quanta la testa, finché non l'avrò riempita. Una volta riempita tutta quanta la testa andrò a dormire con questi bigodini che non sono affatto comodi come si può immaginare e li vado a togliere la mattina seguente. Questa sono io la mattina, penso che si possa notare molto bene dai miei occhi un po' stonnati e vado a rimuovere tutti quanti i bigodini dalla testa. Una volta tolti tutti quanti i bigodini le tolgo anche dalle extension. Che poi dopo andrò a applicare normalmente sul, sulla testa. Questa qui invece è la classica foto fissa che rimane sempre perché così posso scegliere l'anteprima. E niente, spero che il video vi piaccia, che vi sia stato utile. E è stato registrato una parte a casa di Alessandro e una parte a casa mia perché avevo fatto i boccoli a casa mia. Poi dopo Sandro ma con tutta quanta l'umidità si erano ammosciati tantissimo e soprattutto quando li avevo fatti non avevo lasciato i capelli umidi, quindi hanno resistito poco e li ho dovuti rifare per farvi vedere anche tutto quanti il tutorial. Quindi la parte che è del mio canale. Ciao!